8 nuovi treni a trazione termica sulle linee Bologna-Porto Maggiore, già in attività da alcuni mesi, e Bologna-Casalecchio-Vignola a partire da dicembre. Sono gli ATR 220 acquistati dalla FER, Ferrovie Emilia-Romagna, dalla polacca Pesa per un investimento di 200 milioni di euro con uno stanziamento di 28 milioni della Regione. Una risposta ai disagi dei pendolari in attesa che arrivino fra circa 2 anni 12 elettrotreni. Abbiamo fatto una gara a evidenza pubblica a marzo-aprile, i treni sono qua, quindi è stata un'operazione assolutamente straordinaria. Ce n'era bisogno perché questa linea, questa parte integrante dell'SFM, che in questo caso va da Bologna a Porto Maggiore, si potranno usare i treni nuovi anche sull'altro pezzo che è Bologna-Vignola. Quindi il fatto di usarli in questa prima fase ci consente di capire se tutto va bene per estenderlo immediatamente con l'arrivo dei prossimi 4 convogli. Abbiamo deciso di acquistare questi perché c'era bisogno di un salto di qualità e questo era il modo più veloce e rapido. Contemporaneamente abbiamo un'altra gara in corso che sta scadendo in questi giorni per altri 12 treni elettrici, quindi la somma di tutto questo insieme a quelli che stanno arrivando a doppio piano ci consentirà di fare davvero un salto in avanti in termini di qualità e quindi anche di puntualità. L'occasione per ricordare gli investimenti sul servizio ferroviario metropolitano è stato proprio il viaggio inaugurale dei nuovi treni, che vanno a sostituire materiale rotabile vecchio ed obsoleto. Gli ATR 220 funzionano con motori diesel di fabbricazione tedesca, Euro 3, a basso impatto ambientale. Sono lunghi 55 metri, 3 carrozze, per una capienza di 154 posti a sedere. Sono accessibili ai portatori di handicap, silenziosi, e per una maggiore sicurezza dei passeggeri hanno telecamere interne ed esterne. Io credo che sia un salto di qualità immenso per una linea ferroviaria così, e non è che il primo passo, perché abbiamo comprato questo per sostituire totalmente il vecchio materiale in attesa dei nuovi elettrotreni che abbiamo di fatto già acquistato, perché abbiamo bandito la gara, firmeremo il contratto penso nelle prossime settimane, e se tutto va bene fra 24 mesi inizieranno ad arrivare elettrotreni da 550 posti, 5 carrozze, un'ulteriore evoluzione insomma. Ad oggi la capacità economica, che dico io è già spesa perché abbiamo già contratti firmati, intenti di spesa, è di 200 milioni di euro per il materiale ferroviario e 200 milioni per interventi sulle infrastrutture. Rispetto alla FER del 2001 questo sia un notevole salto di qualità e segna la volontà dell'azienda e della Regione Emilia-Romagna di dare una svolta al trasporto passeggeri dei pendolari nella nostra regione. Sono treni moderni, comodi, silenziosi, col pianale ribassato, e non si rompono, perché noi abbiamo sofferto in questi anni con un macchinario ferroviario molto vecchio, vetusto, con ritardi, rotture. È un miglioramento notevole. Quando saranno fine novembre 4 treni così in funzione, adesso ce ne sono 3, avremo un servizio che può assicurare ai pendolari comodità, comfort e regolarità.